Vi siete mai chiesti che volto abbia la morte? Chiaro, è la domanda che ci facciamo tutti, cosa ci attenda una volta chiusi gli occhi per sempre. Se ci sia un al di là, nel caso come sia raffigurato, non lo sapremo mai, non lo sapremo fino a quel momento. E chissà, potremo anche rimanere delusi o piacevolmente sorpresi. Dipende dalle aspettative. Ma c'è chi, nel corso della propria vita, è riuscito a guardare in faccia la morte. E da quell'esperienza, ne è rimasto traumatizzato ed è comprensibile. In alcuni casi la morte può avere la faccia di un essere umano, di una persona vivente, una persona che trasmette con uno sguardo, con un sorriso, con una parola o con un semplice gesto ordinario, un terrore tale da diventare la personificazione del cupo mietitore, della morte appunto. È il caso del protagonista della nostra monografia di oggi, un uomo che è diventato noto al grande pubblico una trentina d'anni fa, grazie a un film pluripremiato agli Oscar. Ed è proprio da quel film che noi partiamo. Schindler's List di Steven Spielberg, film in cui il nostro personaggio, Amon Goeth, venne interpretato dall'attore inglese Ralph Fiennes. Ebbene, c'è una storia che circola su quel film. Una storia che riguarda una donna di nome Mila Pfefferberg. Chi era Mila? Una sopravvissuta all'olocausto, una sopravvissuta alle sevizie e alla pazzia. Amon Goeth. Quando Mila venne portata sul set a conoscere gli attori, conosce anche l'attrice che avrebbe interpretato il suo ruolo nella pellicola, conobbe anche Fiennes che indossava la divisa delle SS e della Totenkopfverbande, tanto da assomigliare in maniera incredibile al vero Amon Goeth. E in quel momento Mila Pfefferberg cominciò a tremare in maniera incontrollata, aveva quasi le convulsioni, perché aveva rivisto in quell'attore così vestito lo sguardo e il sorriso della morte di Amon Goeth. Il video di oggi è in collaborazione con il nostro partner NordVPN, un partner prezioso che ci ha permesso di realizzare questo video in particolare, ma anche molti altri, sempre con argomenti non sempre facili da recuperare quanto a tematiche e soprattutto a materiali. Per tutti voi, nostri follower di Dentro la Storia, ha riservato una gustosa sorpresa proprio per questo mese di maggio. Dal 2 maggio al 30 maggio, infatti, chi acquisterà qualsiasi piano biennale di NordVPN dall'Italia riceverà un regalo eccezionale. Di cosa si tratta? Di una carta regalo GoGift di valore progressivamente più alto in base al piano acquistato, dove potrete spendere la card in omaggio in tutti gli store di GoGift, tra i quali Amazon, Flixbus, Airbnb, Spotify e tanti altri ancora. Attenzione però, questo regalo vale solo esclusivamente per chi aderisce all'offerta grazie alla partnership con noi di Dentro la Storia. I dettagli li trovate nel link che trovate qui sotto e anche in descrizione nel video. Ma ci sono anche altre novità. Da oggi, infatti, con un solo account NordVPN si possono usare fino a 10 dispositivi in contemporanea. In precedenza erano solo 6, quindi avete una opportunità ulteriore per godere di tutta la sicurezza e della tranquillità di navigazione grazie a NordVPN, che mette al riparo i vostri dati da curiosi, da qualche spione e da chi vorrebbe approfittare appunto della vostra presenza in rete. Inoltre, da oggi NordVPN è la VPN che offre server in più paesi del mondo. Siamo arrivati a ben 111 paesi aderenti. E allora che altro aspettate? Guardate il nostro video e approfittate dell'offerta di maggio di NordVPN. Ma come Amon Goeth era diventato il simbolo della morte in terra, ben oltre la testa di morto che ornava il suo berretto da ufficiale, bisogna risalire un po' indietro nel tempo. Come tanti altri nazisti, Goeth era un uomo qualunque, almeno fino all'inizio degli anni 30. Nato a Vienna l'11 dicembre del 1908 e come tanti altri nazisti cresciuti all'ombra dell'impero austro-ungarico, lo stesso Hitler, lo sappiamo, era austriaco e tanti altri criminali di guerra venivano dall'Austria. Goeth trascorse la sua infanzia appunto in Austria. Il punto di svolta della sua vita arrivò a 17 anni con la decisione di aderire a un gruppo paramilitare nazionalista antisemita, l'Heimwehr, la Guardia Nazionale. L'Austria, emersa dal primo conflitto mondiale, era un paese molto piccolo, molto ridotto rispetto alle origini dell'impero.
L'impero, tra l'altro, non esisteva più. Gli Asburgo non potevano più tornare sul trono. La fragile Repubblica Austriaca, di cui ci siamo già occupati in altri video, viveva giorni molto convulsi. Goethe fece come altri giovani austriaci. Sentì la pulsione nazionalista in sé. Era il periodo, gli anni 20, dell'ascesa delle dittature fasciste un po' in tutta Europa. In Austria, il partito nazista, nato sulla scorta proprio di quelle esperienze nazionaliste, cominciò a reclutare sempre di più giovani nella seconda metà degli anni 20, il periodo in cui Goethe molla Leimwehr, che giudica troppo inattivo, troppo dedicato agli slogan e poco all'azione, e preferisce dedicarsi a questo nuovo partito, il partito nazista. Non è uno dei primi, assolutamente. Pensate solo che il suo numero di iscrizione è 510.764. Vuol dire che c'era già mezzo milione di iscritti prima di lui. Tanti di un paese piccolo come l'Austria. Goethe entra nel partito nazista nel settembre del 1930 e poco dopo entra anche nelle SS austriache. Qui è in minore compagnia, ma Goethe è uno cui piace l'azione, piace anche menare le mani, appena possibile. Il suo problema, come quello di molti altri nazisti austriaci, è che il partito nazista in Austria, dopo poco, diventa fuorilegge. Lo diventa dopo alcuni moti di piazza e soprattutto il tentativo, ne abbiamo già parlato, di golpe ai danni della democrazia austriaca con l'uccisione del cancelliere Engelbert Dollfuss. Da quel momento Goethe e tutti gli altri entrano in clandestinità. Alcuni vengono incarcerati, altri, è il caso del nostro protagonista di oggi, scappano. Scappa in Germania. Goethe non vuole farsi prendere. Ritorna solo dopo, ritorna quando arriva l'Anschluss, quando l'Italia di Mussolini abbandona l'Austria al suo destino in nome di una nuova amicizia, una nuova alleanza con l'altro dittatore, Hitler. E dunque, proprio Hitler ha mano libera per prendersi la sua patria e annetterla al grande Reich tedesco. Questo si tramuta per i nazisti austriaci, lo abbiamo visto per tanti di loro, in rapide promozioni sul campo. Un po' meno rapide per Amon Goethe, che forse sconta il fatto che nel suo fascicolo ci sia quell'animosità che non sempre accompagna brillanti carriere. Mentre altri nazisti ottengono promozioni incredibili, scalano la gerarchia con uno schiocco di dita, Goethe fa un po' più fatica. Viene addestrato, viene istruito a diventare caposquadra, a diventare capo plotone, ma non riesce neanche a diventare ufficiale. Allo scoppio della guerra, il 1 settembre del 1939, Amon Goethe si ritrova all'interno della SS Standarte, quello che sarà il nucleo delle future Waffen-SS, ma non viene inviato al fronte. Resta in retrovia, dove si occupa, assieme agli altri militi, un po' della sicurezza e un po' della repressione. Qualcosa di strano avviene il 5 marzo del 1940, quando Amon Goethe si ritrova improvvisamente arruolato nell'Oheer con il grado di sergente, Unterfeldwebel. Ma è un trasferimento molto rapido. Nel giro di 2 settimane, quel trasferimento viene annullato e Goethe ritorna nei ranghi dell'SS. Perché? Non si è mai capito esattamente la dinamica di tutto ciò. Secondo alcuni studiosi, quell'arruolamento sarebbe stato frutto di un errore, perché chi era già in matricola all'interno delle SS poteva far carriera solo o nelle SS o nelle Waffen-SS che erano in formazione in quel periodo, nel marzo del 1940. Probabilmente si è accorso dell'errore all'interno degli uffici matricola dell'Oheer, dell'esercito regolare tedesco, e lo rimandarono indietro, abbastanza per farlo entrare a Goethe di uno degli Einsatzgruppen, in quegli squadroni della morte che a partire dal giugno del 1941 sciamano alle spalle dei gruppi d'armate che invadono con l'operazione Barbarossa l'Unione Sovietica e uccidono in massa. Gli Einsatzgruppen raggruppano ebrei, rom, sinti, commissari del popolo, civili che potrebbero essere ostili all'occupazione tedesca e li massacrano. Li massacrano di solito dopo averli costretti a scavare grandi fosse per poi colpirli con le mitragliatrici. I massacri degli Einsatzgruppen saranno qualcosa di rivoltante. Alcuni tedeschi proveranno vergogna e addirittura nausea per tutto ciò. Altri se ne faranno vanto. Uno di questi è proprio Goethe, che risulta così efficace nella sua opera all'interno degli Einsatzgruppen da ottenere la prima promozione, quella a Untersturmführer, il 14 luglio del 1941. Diventa finalmente ufficiale, un sottotenente. Nel suo certificato di servizio ne vengono lodate le doti di obbedienza, puntualità e di fedeltà agli ideali nazionalsocialisti. Tutte perifrasi per nascondere
il suo antisemitismo, un sentimento che Goethe ha sempre manifestato e che probabilmente gli fa gioco all'interno delle SS. Dagli Einsatzgruppen Goethe si ritrova trasferito nel governatorato generale, prima a Lublino, nell'estate del 42. Entra nello staff di un uomo molto potente all'interno delle SS, il Brigadeführer Otto Globocnik, per tutti Globus, un triestino di etnia slovena, anche lui ex dell'impero austro-ungarico, che diventa il terrore dei campi di concentramento. Globocnik è il capo dell'SS della polizia della zona polacca e ne è responsabile soprattutto per l'area di Cracovia. Nell'area di Cracovia si stanno costruendo dei campi nuovi, non molto distante da lì c'è Auschwitz e tutto il suo complesso. Da altre parti in Polonia invece ci sono Bezek, Sobibor, di cui abbiamo già parlato, e Treblinka, ma ce ne sono altri in costruzione. Uno di questi si chiama Wachow. È poco fuori Cracovia. Viene realizzato a tempo di record nel gennaio del 1943. Viene costruito dai prigionieri di guerra ed ebrei, che vengono costretti a lavorare in condizioni difficilissime sotto il gelo, sotto la neve, per costruire le baracche, per innalzare le torri d'avvistamento e di guardia, per inserire reticolati, prima di tutto per spianare il vecchio cimitero ebraico. Wachow viene edificato su un ex terreno di sepoltura. Le lapidi verranno utilizzate per pavimentare la strada d'accesso, come sfregio ultimo alla cultura di un popolo. A Wachow, Goethe, a mano libera. Mano libera per dirigere i lavori di costruzione. Mano libera per sgombrare il ghetto di Cracovia. Un ghetto che viene liquidato nel giro di pochi giorni, con le maniere forti, gli abili al lavoro e pochi altri vengono trasferiti a Wachow. Tutti gli altri o vengono massacrati sul posto, chi a fucilate, a mitragliate, chi a bastonate, magari coi calci dei fucili, chi sbranato dai cani, oppure viene caricato sui treni piombati, destinazione Auschwitz o Treblinka, dove chi arriva è già destinato a morire. Wachow diventa l'inferno. Se ne accorgono i reclusi che hanno a che fare con quell'uomo, un uomo che a Wachow, nel giro di un anno e mezzo, diventa il simbolo dell'inferno e della morte. Io sono il vostro Dio, dice ai reclusi appena il campo viene inaugurato nel febbraio del 1943. E Goethe ci tiene a quella definizione di Dio, il Dio della morte, il Dio capace di elargire vita o appunto morte, perché a Wachow si può morire in tanti modi. Uno, non ci sono le camere a gas, non è un campo di sterminio, ma si può morire per impiccagione, si può morire per fucilazione, si può morire di stenti, di malattia, si può morire per fustigazione e si può morire perché magari una mattina, dalla villetta che sovrasta sulla collina il campo, Amon Goethe decide di fare il tiro al bersaglio verso i reclusi, soprattutto le donne. Goethe è un sadico. I reclusi imparano a conoscere le sue abitudini molto presto. Se indossa il cappello tirolese, vuol dire che quel giorno ucciderà qualcuno. E allora è meglio non sostare nella piazza per la donata. È meglio affrettare il passo, mentre Goethe imbraccia il suo fucile di precisione e inizia a sparare prima nella sabbia e poi addosso ai prigionieri. D'altronde i prigionieri sono cosa sua, può farne ciò che vuole. Come avrete visto nel film Schindler's List, che è piuttosto fedele alla realtà, ci fu quell'industriale Oskar Schindler che inizialmente per motivi economici, poi per motivi di morale, di coscienza, fece di tutto per salvare buona parte della popolazione di Wachow e dar loro una speranza. Goethe non voleva dar speranza a nessuno, neanche alle donne che servivano sotto di lui. Già perché Goethe ci teneva a fare bella vita a Wachow. Aveva chi gli illustrava gli stivali, il ciabattino che ogni settimana gli confezionava un nuovo paio di scarpe, chi gli puliva casa. Ecco, queste due cameriere, con lo stesso nome, tutte e due si chiamavano Helen, una Jonas Rosenzweig, l'altra Hirsch, furono testimoni dirette delle brutalità di Amon Goethe, vedendolo uccidere per motivi futili e ricevendo le sue frustate. Helen Jonas Rosenzweig disse, come sopravvissuta, posso dirvi che siamo tutti persone traumatizzate. Mai, mai avrei creduto che un essere umano fosse capace di un simile orrore, di tali atrocità. Quando lo abbiamo visto da lontano la prima volta, tutti si nascondevano, chi nelle latrine, chi altrove, ovunque ci si potesse nascondere. Non posso dirvi quanto la gente lo temesse. Un altro detenuto diventato famoso del film, Paul de Pfefferberg, disse: quando hai visto Amon Goethe, hai visto la morte. Il volto umano della morte, ma non umanizzato, si manifesta fino al settembre del 1944.
Quando accade qualcosa, non riguarda l'andamento negativo della guerra per la Germania, riguarda lo stesso Goethe, che pur promosso a un grado superiore è riuscito a saltare il grado a tenente arrivando direttamente a quello di Hauptsturmführer, cioè di capitano, finisce sotto processo da parte delle stesse SS, per furto, per appropriazione indebita. Secondo la legge dello Stato tedesco, all'interno delle SS, tutte le proprietà ebraiche confiscate dovevano essere amministrate dal Dipartimento Centrale Economico. Invece Goethe, come molti altri ufficiali, si era appropriato di beni appartenuti ai suoi prigionieri e non li aveva denunciati quei beni, si era arricchito. In più, aveva lucrato anche sulle razioni di cibo all'interno del campo e chiaramente si era approfittato soprattutto delle prigioniere. Tutto ciò era finito nelle sue note di servizio e il 13 settembre del 1944 la polizia militare delle SS decide di arrestare Amon Goethe. Al suo posto si insedia un ufficiale superiore, l'Obersturmführer Arnold Bücher, che non è meno duro di Goethe, ma sicuramente meno sadico. È Bücher a chiudere il campo il 15 gennaio del 1945, quando ormai manca poco l'arrivo dell'Armata Rossa. Goethe finisce in un carcere militare, poi a processo. Ma il processo viene annullato perché le accuse sono ritirate. Goethe è anche un uomo malato, malato di mente, gli viene riconosciuta la schizofrenia, e malato fisico, al diabete. Per questo motivo viene messo in un sanatorio e successivamente in un ospedale psichiatrico a Bad Tölz, in Baviera. È qui che gli americani lo trovano nel maggio del 1945. La guerra è finita, Schindler ha cercato di salvare quanti più ebrei possibili, li ha portati a casa sua, nei Sudeti, in un'altra fabbrica, la fabbrica che doveva produrre munizioni ma che in realtà non ha mai prodotto niente. Goethe si finge inizialmente un ufficiale della Wehrmacht e viene anche creduto, ma viene ugualmente arrestato. Solo dopo, all'interno di un campo di prigionia, viene riconosciuto da uno degli ex detenuti di Płaszów. È qui che è identificato e smascherato. E da quel momento inizia la resa dei conti. A reclamare Amon Goethe è prima di tutto il nuovo governo della Polonia, perché la maggior parte dei crimini Goethe li ha commessi lì, a Cracovia, a Płaszów. Gli alleati acconsentono all'estradizione. Goethe deve essere giudicato a Cracovia. E il processo si apre il 27 agosto del 1946. È un processo molto rapido, dura neanche 10 giorni. Oltre alla partenza al partito nazista, che era stato dichiarato associazione criminale, a pesare sul curriculum criminale di Amon Goethe erano le uccisioni di massa, la liquidazione del ghetto, le sevizie e inoltre l'accusa di aver ucciso personalmente dei prigionieri. Esattamente la pubblica accusa gli contesta di aver mutilato, torturato e ucciso personalmente un numero considerevole, anche se non identificato, di persone. Goethe sconta tutto, sconta le sue frustate, sconta le mattinate col fucile sulla ringhiera della sua villetta di Płaszów, sconta le volte in cui passava per le file dei prigionieri col frustino in mano e indicava chi doveva vivere e chi morire, sconta le bastonate inflitte ai giovani ebrei, sconta tutto. E lo sconta con la pena capitale. È il 13 settembre 1946 quando Amon Goethe sale al patibolo. Lo aspetta il boia, lo aspetta il cappio. Non ci può essere perdono per uno come lui, per uno che aveva deciso di trasformare Płaszów in un inferno e di diventare il dio della morte. Dietro di lui lascia due ex mogli, una di queste gli aveva anche dato dei figli, figli che col passare del tempo cominceranno a dover rielaborare la figura paterna. Uno di questi pubblicherà le sue memorie nel 2002, qualche anno dopo Schindler's List, qualche anno dopo che il nome Goethe è diventato tristemente noto a tutta quanta l'opinione pubblica mondiale. Monika Ertwig, questo è il nome della figlia, scrisse un libro dal titolo Ich muss doch meinen Vater lieben oder, devo amare mio padre, non è vero? In questo libro Monika compie una sorta di esame interno, di coscienza, tra il Goethe che ricordava, l'Amon amorevole paterno in famiglia, e la figura diabolica dell'Olocausto. Quanto c'era di pertinente e di combaciante tra le due figure, tra quello che in famiglia giocava, scherzava, rideva con le figlie, coi figli, e quello che a Płaszów e altrove massacrava senza pietà. È un interrogativo che ci si è posti a lungo, anche ricordando la massima di Hannah Arendt, la banalità del male, quanto la malvagità possa albergare in chiunque, anche dalla persona più amorevole o apparentemente innocua e inoffensiva. Amon Goethe, il cui sorriso si schiuse l'ultima volta prima di salire sul patibolo, voleva essere la morte,
e ci riuscì per un anno e mezzo della sua vita. Cagionò la morte e le sofferenze a tanti. Lasciò dietro di sé un ricordo così terribile da influire sui ricordi degli ex reclusi anche molti decenni dopo, come abbiamo visto nel caso di Milad Pfefferberg. E allora è giusto domandarsi fino a che punto un essere umano che vota la sua esistenza al dolore, alla sofferenza, alla morte altrui può definirsi umano. Me lo chiedo anch'io e quando rileggo gli atti del processo di Amon Göth, un brivido mi corre lungo la schiena, perché ancora non riesco a capire come un essere umano abbia potuto diventare così dannatamente, ottusamente, volontariamente disumano.